inizia un nuovo viaggio dalla Sicilia alla Germania. Questo viaggio non ha data di scadenza, lo racconterò in una serie di video qui su YouTube. Questo è il primo episodio. E il viaggio comincia adesso. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stiamo appena sbarcando a Livorno. Chissà quanta acqua prenderemo oggi, ma prima vediamo come sono arrivato qui a Livorno. Dormirò in tenda? Non lo so. L'ho portata lo stesso? Sì, non è una moto, è un transatlantico a due ruote. E che viaggio sarebbe se non inizia già con un grande imprevisto? Autostrada chiusa a Santa Caterina di Militello, quindi uscita obbligatoria. Devo fare veramente 28 km, 28 km sulla strada statale e c'è il serio rischio non tanto di perdere la nave, perché la nave dovrebbe partire per le 18:30, ma nel biglietto c'è scritto tassativamente di essere al porto 120 minuti prima, quindi 2 ore prima. È impossibile che io arrivi al porto 2 ore prima. Ecco il saluto che mi dà la Sicilia, come sempre. Disagi su disagi. E la truffa, lo sapete qual è? Che si deve comunque pagare il tratto che stiamo facendo. Nonostante c'è questo grandissimo disagio che mi fa perdere praticamente un'ora sulla tabella di marcia, fortuna con la moto qualcosina in termini di minuti lo possiamo anche recuperare. Santo Stefano di Camastra, paese delle ceramiche, e si rientra in autostrada proprio qui a Santo Stefano di Camastra, dove di solito esco per andare alla Fiumara d'Arta. Oh serio, cioè, guardate il disagio ragazzi, guardate il disagio, gente che deve fare da destra a sinistra. Guardate che lì non funziona, tutta questa coda di macchine bloccata. Se siamo qui, se c'è questa fila, è perché l'autostrada ha un problema. Guardate, io non prendo il biglietto di questo entrato a Sant'Aga. No, sto andando senza biglietto perché è assurdo come funziona male l'autostrada, è assurdo. E se me ne andrò dalla Sicilia è anche per questo. L'autostrada è l'esemplificazione di come funzionano le cose in Sicilia. Non funziona. Io nel mio piccolo ho sempre provato a fare attivismo politico, ma non c'è niente da fare. E proprio oggi che sto partendo direzione Germania è uscita la notizia che hanno arrestato uno spacciatore di cocaina, tra l'altro che lavorava, che aveva qualche ruolo all'interno del Parlamento regionale siciliano, e tra i clienti c'era Miccichè, il presidente del Parlamento siciliano, appartenente al gruppo politico di Forza Italia, che fa parte del governo dello stesso Salvini, che fa leggi contro chi fa uso di marijuana. Ditemi voi se l'Italia è un paese normale. E siamo arrivati a Palermo, una delle città più trafficate d'Italia. E qui la fila di auto, sorpassa, vai, vai avanti. Questa è la situazione. Allora, io avrò questo zaino che praticamente ci sono tutte le cose più importanti, la giacca. Nel baule lascio il casco e altre attrezzature di lavoro. Questi sono gli attrezzi con l'antipioggia, penso che domani mi servirà. I vestiti, la tenda e qua c'ho le scarpe. Perché, come vedete, ho preso le infradito. Dentro c'è anche una felpa. Si salpa da Palermo per Livorno. Ho pagato solo 60 euro per la tratta. Per questa volta ho deciso di fare così, in modo tale da risparmiare benzina e copertoni della moto. Per un siciliano, lasciare l'isola è sempre un'emozione. E stavolta lo è ancora di più. Sto partendo per la Germania, con la speranza di restarci. Voglio allargare la mia comfort zone e voglio sfruttare la libertà che mi sono costruito in questi anni. Essendo senza cabina, la notte dormo pochissimo. Non ho mai sentito così tanta gente russare contemporaneamente. Abbiamo rimesso l'antipioggia. Sì, prevista la pioggia per oggi fino a Bologna. Pioggia anche forte, temporali. Arrivederci, buona strada. E il viaggio comincia adesso. Stiamo appena sbarcando a Livorno. Chissà quanta acqua prenderemo. Ok, l'idea era di fare il passo dell'area di cosa, ma non mi sembra il caso, con questo brutto tempo, di andare anche in montagna. Già così ci vogliono 3 ore e 30. Anche tutto allagato. E come direbbe un certo saggio, go. Il motto di oggi è: l'acqua mi bagna, il vento mi asciuga. Seguitemi anche su TikTok. Quando piove mi fermo, faccio TikTok cringissimi. Ma TikTok è il social del cringe, quindi è giusto così. Anche perché su Instagram sembro quasi serio. Direzione Bologna. Non si fa il passo della Fuda e il passo della Rigosa, ma si fanno tutte le peggio statali tra il Lazio, la Toscana e l'Emilia Romagna. Possibili ristagni di acqua. Direi che me ne sono accorto. No, questa non è pioggia, questa è proprio doccia. Sta penetrando. Penetra. Dovrò un superreggio. Ciao. Tutte le ragazze mi dicono: ma voglio venire pure io in moto, portami con te. Venite. Ma che tempo strano, oh, diluvia col sole, è assurdo ragazzi. Le tuoni che non so se si sentono dal microfono. Comunque siamo in Toscana.
sembrerebbero essere finite le strade dritte. Adesso sono sulla SS64, strada statale della Porrettana. Avessi preso l'autostrada probabilmente sarei già arrivato a Bologna. Sinceramente, prendendo l'autostrada non mi sembra nemmeno di fare un'avventura, ecco. Cioè, per me l'avventura è scoprire erroneamente strade come queste, che altrimenti non farei mai. Che stradine, però. È pieno di queste case. Cioè, ma sembra, è fiabesco proprio questo posto. La S64 continua, mancano 39 km a Bologna. Ok, non sarà il passo della Fuda, il passo della Radicoso, però devo dire che dal punto di vista paesaggistico una bellissima strada, consigliata comunque come strada, diciamo, da Livorno a Bologna. Siamo quasi a Bologna, nel traffico bolognese. Siamo a Bologna, praticamente a casa di Sandro. Chissà se vi ricordate di Sandro. E la Sandro, pare c'è una bella giornata. Sandro, gli uscite venerdì, sono rimasto a casa perché non dormo da 2 giorni, ma domani farò un giro per Bologna, magari vi porterò con me. Adesso faccio una doccia e vado a dormire. Buongiorno Bologna. E buongiorno 09. Che ha dormito lì stanotte ed è minacciata da una macchina. Lavatrice. Marzo si accingerà a uscire tra qualche oretta. Questa è la situazione. Ciao. Oggi è sabato e la passerò a Bologna. Ci sono stato tantissime volte, ma non ve l'ho quasi mai mostrata in un video. Ed è comunque una delle mie città preferite d'Italia. Incontrerò Roberta, che è una delle più grandi follower dell'altro canale YouTube che ho. Madonna! Ce l'abbiamo fatta! L'intera giornata di sabato è dedicata alla scoperta dei 7 segreti. Un bel modo di passeggiare per le strade di Bologna. Non sto ad elencarle tutte e 7, ma quello che mi piace di più è il telefono senza fili di Palazzo Podestà, dove è possibile comunicare a distanza anche sussurrando negli angoli del palazzo. Ho visto anche dal vivo per la prima volta un MT-01, davvero rara. Allora, siamo in giro da tutta la mattina del pomeriggio, vadendo le vie del mercato, al detta di Sandro. Stiamo scoprendo i vari segreti di Bologna. Giorno dopo, colazione con un cornetto al carbone e ricomincia il viaggio. Bagagli pronti! Mentre Sandro guarda... Che cazzo stai guardando? Le navi moderne di oggi. Mentre Sandro guarda le navi moderne di oggi. Questa è la nuova stanza di Sandro. Questo è il nuovo Sandro. Ed eccoci qua. Marzo in partenza. Come ogni anno il rituale, come ogni anno, la partenza da Bologna con Sandro che fa la telecronaca. Come ogni anno è un rito. La moto essere qui. La moto caricata a scecca. Battuta sempre di ogni anno. Adesso si va in Veneto, poi dopodomani in Austria, poi in Germania. Saluto i miei follower. Ciao ragazzi, è stato un piacere avere ospitato Marzo qua e spero che torni presto. Allo stesso tempo spero che rimanga in Germania. Sì, dai, un nuovo inizio, una nuova avventura, un nuovo stimoli, nuove team. Sembra che sono un profugo. Queste cose qua, ragazzi. Sono cose che si dicono ai profughi. Eh? Sono cose che si dicono ai profughi. Ma tu sei un profugo. Mi aspettano 3 ore di noiosa pianura padana. A presto, ci vediamo all'improvviso. 33 gradi e profumata di sterco. Da Bologna a Montebelluna, sempre evitando le autostrade, quindi strade statali della pianura padana, almeno il clima è perfetto. Non piove e non ci sono più di 30 gradi. Ci avviciniamo al primo confine, quello con l'Austria. Ma prima rompiamo un po' le scatole a Federica. Madonna mia. È bella carica. Sì, stasera molto molto. No, vabbè, prova. Attenta che c'è il casco, vero? Che trovo. Sì, comunque peserà a 230 sicuro. Lei è l'amica che si sposerà e io sono l'ufficiale del suo matrimonio. Oh yes, baby. Cercheremo di fare un vlog anche il giorno del suo matrimonio. Non so cosa dire. Pezzo come un caprone. Ma cosa dirai? Pronti a bere spritz Veneto? Beh, ti porto in un bel posto, davvero. Si va in centro a Montebelluna. Anni, come vivere a Montebelluna? Ma niente di che, nothing special in realtà. Vorrei andare via molto presto per trovare il posto che fa per me, non è questo sicuramente. Tutti tipo uno spritz tra l'altro. Il posto
posto designato. Lucine instagrammabili. Sì, più o meno sì. Vai. Cheers. Don't sbat, don't fuck. Come due camionisti. E veniamo a tracannare. Per il primo episodio è tutto. Nel prossimo video faremo alcuni dei più bei passi del Trentino ed entreremo in Austria. L'unico problema è che sono previsti forti temporali nei prossimi giorni. Se vuoi supportare il video e il canale, lascia un like ed un commento. In descrizione trovi anche il link per la raccolta fondi per le riparazioni del mio camper Cappuccino. Ci vediamo nel prossimo video. In macchina con Federica. Sopravviveremo?